Da qualche giorno circola uno spot della Lins che non possiamo fare a meno di commentare. È una clip di 30 secondi apparentemente realizzata in collaborazione tra la Lins e il 1522. Nello spot, dove due ragazze parlano della violenza contro le donne, gli ultimi 24 secondi sono pressoché irrilevanti. Vi si dice che bisogna stare attenti ai piccoli segnali, come quando lui le controlla il telefono, come si veste o con chi esce. Osservazioni irrilevanti perché presuppongono che soltanto l'uomo attui quel tipo di sorveglianza, quando in realtà è ben noto che lo fanno anche le donne, forse anche di più. Però questa parte finale del messaggio prende tutto un altro colore, tenebroso e allarmista, grazie ai primi 6 secondi dello spot, che sono in realtà i più importanti. Eccoli. Mati, ci pensi? In Italia una donna su 3 è vittima di violenza. Ma mi faccia il piacere! Assorbendo l'informazione da subito che una donna su 3 in Italia è vittima di violenza, tutto ciò che viene dopo si impone come rientrante in quel tipo di situazione, comprese quelle forme di controllo che, come detto, sono però ampiamente anche tipiche delle donne. Data la sua importanza, dunque, è lecito chiedersi: ma quella premessa è vera? Davvero una donna su 3 in Italia è vittima di violenza? Coloro che hanno realizzato il video, da dove hanno preso quel dato? Ve lo diciamo noi e vi spieghiamo anche perché quella asserzione è del tutto priva di un fondamento reale. Il dato citato deriva da un'indagine conoscitiva dell'Istat datata 2006, poi ripetuta nel 2014. Sì, esatto, roba di 15 anni fa. Di fatto sono 15 anni che una donna su 3 in Italia è stata vittima di violenza, è diventato un meme ripetuto così tanto da diventare cosa accettata e scontata. Ora, dimostrare l'assenza di fondamento di un'indagine statistica non è cosa facile da fare in un video. Uno dei fondatori dell'Afionda.com, non a caso, ci ha scritto sopra un libro che mostra come quella ricerca sia metodologicamente priva di ogni fondatezza. Ci limiteremo quindi a mettere in luce alcuni dei punti critici di quell'indagine conoscitiva che coinvolse un campione di circa 20.000 donne cui venne somministrato telefonicamente un questionario. Gli esiti delle loro risposte vennero poi proiettate, con complessi calcoli statistici, sull'intera popolazione femminile italiana e il risultato fu appunto che una donna su 3 era stata vittima di violenza almeno una volta nel corso della vita. O meglio, trattandosi di una mera proiezione statistica, che per sua natura elabora delle ipotesi, si sarebbe dovuto dire che una donna su 3 potrebbe aver subito violenza, ma si preferì ovviamente comunicare i risultati come effettivi e non come ipotetici. Ma di che violenza si parlava nel questionario? 4 tipi: fisica, sessuale, psicologico-economica e stalking. E qui c'è il primo inghippo. Le domande sulla violenza psicologico-economica rappresentavano il 70% del totale, dunque erano determinanti sul risultato finale, sebbene l'interpretazione psicologica della violenza, quando la si subisce, sia molto variabile da persona a persona. Peraltro, talune domande acquisivano un concetto di violenza psicologica talmente ampio da potersi dire slabbrato. Per esempio, quando chiedevano se un uomo le avesse mai criticate per come cucinano o per come si acconciano i capelli. Ma questo in realtà è il meno e ha pure una spiegazione che diremo tra poco. Il peggio sta nell'intero impianto del questionario, dove le domande erano tutte, ripetiamo, tutte, basate sul sentore personale. Cose tipo: ti sei mai sentita minacciata? Oppure: ti ha mai parlato in un modo che ti ha messo paura? Il problema è che ciò che fa sentire minacciata o impaurisce una persona può non avere gli stessi effetti su un'altra. Strong woman. Miss Woman, do you feel ready? Oh yeah, I'm ready, David. Ma soprattutto, domande del genere inducono alla sovrastima di fatti anche minimi. In questo modo, il mero fastidio per il tono del compagno, ad esempio, viene facilmente interpretato o ricordato a posteriori come qualcosa che metteva paura o come una minaccia. In altre parole, si trattava di un questionario costruito appositamente per sollecitare le intervistate a dare risposte che portassero al risultato voluto, ovvero a poter affermare che in Italia la violenza contro le donne è un fenomeno dilagante.
Per assicurarsi questo risultato, in più, le domande facevano riferimento a tutto il corso della vita delle intervistate, probabilmente per assicurarsi che anche il calcio negli stinchi dato dal compagnetto dell'asilo venisse ricordato e classificato come violenza. Ma perché l'Istat fece un'indagine conoscitiva così sfacciatamente inquinata e sbilanciata? Accadde perché in allora vi spadroneggiava una dirigente apertamente femminista, che non nominiamo perché tipi così non tollerano le critiche argomentate e tendono a rispondere a colpi di querela. In ogni caso è lei, con l'appoggio di tutta la rete femminista nazionale, europea e internazionale, ad aver partorito quelle indagini statistiche e molti dei meme che circolano tuttora. Pure lei è ancora in circolazione, sempre in Istat e in posizioni apicali. Non fa più danni semplicemente perché sono finiti i soldi pubblici da buttare per alimentare ricerche del genere, ma è ancora lì, in agguato. Certo, si dirà, chi è la fionda.com per criticare una ricerca niente meno che dell'Istat? Il fatto è che l'Istat fu piuttosto sfortunato nel 2014. Poco dopo aver fatto uscire l'aggiornamento della propria indagine, infatti, l'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali ne fece uscire una uguale, però fatta correttamente. In essa le domande erano basate sui fatti, non sulla percezione. Non si chiedeva «ti sei mai sentita?», bensì «ti è mai capitato che...» Il questionario era imperniato su casistiche di violenza oggettiva, non su robe come le critiche all'acconciatura. Inoltre si riferivano a periodi circoscritti e non a tutto il corso della vita dell'intervistata. Per finire, le intervistate dall'Agenzia Europea vennero interpellate non al telefono, cosa che in termini di validazione dei dati ha un'efficacia molto debole, bensì di persona. Risultato? Su tutti i tipi di violenza l'Italia si posizionò ben al di sotto della media europea, in alcuni casi in fondo classifica, dove peraltro rimane anche oggi. Se fate qualche ricerca, rileverete poi che a distanza di anni, mentre l'indagine dell'Agenzia Europea è citata in vari studi internazionali, di quella dell'Istat non c'è traccia. In ambito internazionale tutti hanno capito com'è stata fatta, tutti la schifano, nessuno la cita. È stata dimenticata come va dimenticato uno strumento politico-ideologico a mero uso interno. E quell'uso interno è stato fatto molto ampiamente. Da quella ricerca sono nati meme che sono stati alla base di vere e proprie campagne d'odio verso gli uomini, ugualmente prive di fondamento, ma efficacissime per mettere diffidenza e talvolta odio tra i due sessi. Abbeverandosi a quella fonte, la Lines ha probabilmente pensato di fare una furbata alla moda, ma in realtà si è ridotta a produrre uno spot che è un esempio chiaro di pubblicità ingannevole. Attenzione però, non intendiamo dire che i prodotti della Lines non sono buoni, anzi sono sicuramente eccellenti. Quello che diciamo è però che la Lines, nell'ansia forse di conformarsi al diktat generale, si è affidata a un argomento privo di fondamento, ingannevole e pensato da menti malate di settarismo, che guadagnano denaro e potere alimentando conflitti tra uomini e donne. Di fatto, e in conclusione, lo spot è valido, ma solo se lo si interrompe dopo 7 secondi. Dunque in Italia una donna su 3 è vittima di violenza? Un dato assurdo.